Poracci, volevate solo risposte sbagliate, eh? Beh, aspettate solo un attimo, vi ricordo che l'appuntamento oggi è alle 19.30 per seguire in live insieme la cerimonia di apertura della Gamescom 2022. Quindi ci vediamo alle 19.30, fra pochissimo, per guardare questo evento che durerà circa 2 ore e partirà alle 20. Quindi se sei ancora in tempo, passa subito dall'altra parte e vieni a scrivere in chat meglio poro che mai, ci conto. Bene, 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 il gioco era uno dei momenti più random di Silent Hill 3 e Aura Boy è stato il più veloce di tutti, mentre la risposta più sbagliata la dai il 3 volte grandissimo Ermete, che se non sbaglio proprio in appendice del Corpus Hermeticus scriveva Sailor Mona, un'affermazione che ha scaturito un interrogativo che ci portiamo appresso da quasi 2 millenni. Chi è quel Silent che sbatte la porta? Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi per ben 2 giorni di fila. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ovviamente. E siccome fra poco ci vediamo in live, io, come al solito, sono in ritardissimo, manterrei lo stesso format di ieri, ovvero tante notizie, tutte proposte al volo. Prima di iniziare però vi invito a mettervi la crema solare perché a forza di nerdare duro siete pallidi manco fosse dicembre e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social di cui troverete i link tutti in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! La puntata di ieri del TG Poro è stato un rientro col botto, ma sapete chi altro sta andando fortissimo, anche se smuove numeri leggermente più alti? Beh, Capcom con Sunbreak. L'espansione di Rise, infatti, in meno di 2 mesi dalla sua commercializzazione, ha già confermato l'incredibile successo del gioco base, arrivando a toccare la bellezza di 4 milioni di unità vendute in tutto il mondo e in pochissimo tempo. E Capcom, come al solito, accompagna le celebrazioni anche con dei bonus in game per ringraziare i giocatori per il supporto. C'è poco da aggiungere, così si fa, brava Capcom e complimenti a tutto il team che c'è dietro a questo monumentale episodio. Intanto continuano i rumor e i leak relativi a Sonic Frontiers, quello che probabilmente sarà uno dei titoli principali della Gamescom di questa sera. Questa volta non è stato qualche oscuro rivenditore taiwanese a spoilerare la data di uscita, ma Sega stessa ha fatto trapelare la data dell'8 novembre alla fine di un trailer promozionale, rovinando quindi molto probabilmente una delle sorprese della Opening Night. Come dicevamo ieri, novembre rimane un mese densissimo e tra tutti i titoli che sono stati rimandati al 2023, forse mi sarei aspettato che uno dei primi a cadere sarebbe stato proprio Sonic Frontiers, eppure Sega sembra proprio determinata a non fare un passo indietro per quanto riguarda il prossimo action adventure in 3 dimensioni della sua mascotte, quindi non ci resta che tenere gli occhi puntati sul trailer di questa sera. Sempre ieri abbiamo parlato di film e adattamenti cinematografici di serie videoludiche, mentre il tentativo di trasportare sul piccolo schermo una IP come The Last of Us ha perfettamente senso, decisamente più inaspettato era stato l'annuncio da parte di Sega di voler ripescare Space Channel 5 e Comics Zone, ma al coro probabilmente sta per unirsi anche Sony con ben 2 adattamenti cinematografici. Si tratta di rumor, ma a quanto pare per il portale Deadline, PlayStation Production sarebbe al lavoro sul film di Days Gone, e fino a qui ci può stare, e anche sulla pellicola di Gravity Rush. Alzi la mano chi ha giocato a questa piccola perla partorita dall'ormai defunto team Japan Studio. Secondo me siamo in pochissimi e si tratta di una vera hidden gem del catalogo PS Vita e poi anche PlayStation 4. Io mi sono innamorato del primo capitolo, ma non ho mai toccato il secondo e anche in questo caso non mi sarei mai aspettato di vedere resuscitare il brand sotto forma di produzione cinematografica, tra l'altro dopo anni di silenzio. E voi avete mai provato un Gravity Rush? E visto che stiamo parlando di titoli autore giapponesi, Nintendo ha appena pubblicato sul suo canale ufficiale un nuovo trailer di Nier Automata End of the Year Edition. Il porting sembra niente male davvero e la promessa di un'edizione fisica proposta a prezzo budget probabilmente mi farà acquistare per la seconda volta questo capolavoro immenso di Yoko Taro e Platinum Games. Un vero peccato però che lo stesso trattamento non sia stato riservato alla serie di Kingdom Hearts su Switch, una delle più grandi occasioni sprecate dell'anno. E se vi dicessi che nel Regno Unito un attivista
lobbista per i diritti dei consumatori ha fatto causa a Sony per la bellezza di 5 miliardi di sterline. Ci credereste? Beh, a quanto pare è tutto vero e, secondo Alex Neil, l'azienda avrebbe derubato i suoi utenti tramite gli acquisti sul PlayStation Store. Sony infatti impone una tassa del 30% a tutti gli sviluppatori e distributori che decidono di vendere contenuti sul negozio digitale di PlayStation. E per Neil, alla fine sarebbero gli utenti a pagare questo rincaro, venendo a tutti gli effetti truffati da Sony. Nella causa è richiesto che ai circa 9 milioni di utenti nel Regno Unito che hanno fatto acquisti dal 19 agosto 2016 sul PlayStation Store vengano risarcite di media tra le 67 e le 562 sterline in danni, una cifra astronomica, e non capisco bene il senso di una causa del genere, se non quella di farsi pubblicità, visto che più o meno tutti i detentori degli store digitali applicano le stesse tasse, Apple e Microsoft comprese, e non credo che Neil abbia la minima speranza di vincere. Però diciamocelo chiaramente, non ha senso che versioni fisiche e digitali vengano vendute allo stesso prezzo. C'è chiaramente una bella speculazione sui prodotti immateriali, che per forza di cose hanno costi diversi, sia di produzione che di distribuzione, rispetto alle controparti su supporti fisici. Non trovate? E parliamo un attimo anche di Microsoft, perché si aggiungono due pezzi da 90 al Game Pass. Da oggi, sul pass per PC, gli utenti potranno giocare all'ultima fatica di Hideo Kojima, ovvero la Definitive Edition di Death Stranding, mentre gli amanti dei Souls-like sicuramente avranno già nel mirino da un bel pezzo Lies of P, il titolo ispirato al racconto di Pinocchio. Beh, fate molta attenzione perché stasera verrà svelato un nuovo trailer e inoltre il gioco è stato già avvistato allo stand di Microsoft dedicato al Game Pass, quindi la sua inclusione nel servizio è molto probabile. Un altro colpaccio per la grande X. Intanto però, dopo settimane di silenzio e manutenzione, il My Nintendo Store è finalmente di nuovo online. E per una volta sembra che Nintendo abbia fatto le cose con criterio. Dimenticate l'orribile e vetusto My Nintendo Store. La nuova versione del sito della grande N è finalmente moderna e al passo con la sua controparte inglese. Finalmente su tutto il suolo europeo, Italia compresa, si potrà godere dei bonus pre-order rimasti fino ad ora esclusive delle versioni UK del sito. E inoltre è stato fatto un corposo restock di numerosi prodotti, tra cui figurano anche giochi Switch e Amiibo venduti a prezzi stracciati, purtroppo periferiche più da collezionisti come i controller Nintendo 64 NSO non sono ancora disponibili, ma incrociamo le dita, non si sa mai. Il fattore più importante è però che a livello gestionale tutto il portale è stato riscritto completamente. Ora ci sono le spedizioni gratuite per ordini superiori a 24,99€, c'è una nuova procedura di resi e inoltre sono supportati metodi di pagamento alternativi come PayPal. Benvenuta modernità! Il sito, almeno stamattina, ogni tanto ancora andava a singhiozzi, però mi sembra un bel passo in avanti per il My Nintendo Store, che fa ben sperare per come verranno gestiti i pre-order della Limited di Xenoblade Chronicles 3. Teniamo le dita incrociate per questa Collectors, che ormai è praticamente diventata un miraggio. E chiudiamo la puntata con l'ennesima scenata di follia collettiva scaturita da un tweet di Masahiro Sakurai, il mitico maestro, il papà della serie di Smash, che ricorderete sicuramente per i Sakurai Direct, ha infatti finito la scorta di foto giornaliere dedicate a Smash Ultimate, un progetto che ci ha accompagnato sul suo profilo Twitter quotidianamente a partire da dicembre 2019. Il director però, con l'ultima foto, ha assicurato che domani verrà svelato un qualcosa di nuovo, che questa volta però non avrà cadenza giornaliera. E come ogni volta che Sakurai apre bocca, la gente impazzisce completamente, dando vita alle speculazioni più incredibili. Ma questa volta, fossi in voi, non mi aspetterei niente di che. Niente annunci importanti come un nuovo Smash o magari il ritorno di Kid Icarus buttati lì su Twitter. Va bene il concetto di Shadow Drop, ma forse questa volta sarebbe veramente troppo. Fossi in voi, terrei le aspettative basse. Magari si tratterà semplicemente di tweet dedicati ai contenuti partoriti dalla community di Smash, o qualcosa del genere. Secondo voi, cos'ha in serbo Sakurai per i suoi fan? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video e nuove emozioni. Se siete dei veri poracci, ci vediamo poi alle 19:30 per seguire insieme la Gamescom. Io intanto scappo, voi però mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Games, Michele Com, ciao!
Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! È uscito il sole! Sto bruciando!